La determinazione del Torino, alla quale fa riferimento Bersellini, è durata contro il Catania solo un tempo, lasciando nella ripresa il posto alla paura. Quest'azione mette in evidenza due dei principali protagonisti della vittoria a Granata, Dossena e Selvaggi, che nella circostanza fallisce il controllo e centra Sorrentino. Selvaggi non ci sta. Due minuti di concentrazione gli consentono di ripassare in fretta e furia la lezione dello stop, sfruttando con ben altra praticità un invito di Dossena. Il rallentatore sottolinea la prodezza, il destro per stoppare e il sinistro per calciare. Il compianto Bernardini avrebbe senz'altro inserito il centravanti nella tribù dei piedi buoni. I Granata dispongono dei rivali senza forzare. Selvaggi, più che mai in orbita, brilla anche negli assist e porge ad Dossena un pallone prezioso, che Sabadini spazza a pochi passi dalla linea. Comincia la ripresa ed è subito carnevale. La punta siciliana è una stella filante che sposta come coriandoli i vari Schachner, Zaccarelli, Pileggi e Galbiati. Il suo cross non ha però esito. Pedrigno trascina i rossoblù in un martellante avvio del tempo. L'ex Torrisi, come nell'episodio precedente, preferisce il cross al tiro e sciupa l'occasione. Uno scherzo di carnevale, piuttosto, tocca al Torino, tale da frastornare, crediamo, persino gli esperti di cinetica. Su diagonale di Schachner, l'incredibile effetto impresso dall'uscita di Sorrentino pilota la sfera dalla striscia di gesso al campo come se nulla fosse. A tre minuti dallo scadere, un Torino intorpidito vince l'incubo del pareggio, vedi Pisa e Verona, grazie ad una staffilata al volo di Ferri, al rientro dopo una lunga convalescenza. Ferri, un pizzico di paura di vincere questa volta, non ha dato esito come contro il Pisa a un pareggio. Ma io più che paura di vincere, credo che è stata una reazione del Catania nel secondo tempo, appunto, che secondo me si è trasformato appunto in questo Carnevale e Pedrigno, che hanno spinto, diciamo, sull'acceleratore al massimo, e appunto Carnevale è riuscito a mettere due palle al centro che ci ha messo in difficoltà e abbiamo rischiato di prendere gol subito all'inizio. Non penso che sia stata la paura di perdere. Fabri, lei ha lavorato per molto tempo per il Torino. Questo Torino può aspirare allo scudetto, a suo giudizio? Beh, io dico che il Torino darà senz'altro fastidio alle due grosse squadre. Mi sembra che le due, cioè Juventus e Roma, mi sembra abbiano qualche cosina in più.